Sono certo che in casa vostra le fette biscottate non mancheranno. Infatti sono un prodotto consumato quasi esclusivamente per la prima colazione come sostituto del pane, anche se contengono molte, molte più calorie del pane stesso, e questi sono in pochi a saperlo. Infatti il processo di tostatura delle fette biscottate, appunto, fa evaporare molta più acqua rispetto al pane, e quindi a parità di peso la fetta biscottata dà un apporto energetico superiore. Insomma, ci sono più carboidrati e questo apporto sta intorno alle 430 calorie per 100 grammi di fette biscottate. Quando si acquistano le fette biscottate bisogna controllare attentamente che insieme agli oli vegetali, non so, cocco, mais, leggere sempre bene l'etichetta, non vengono usati anche oli idrogenati o margarina. Le principali vitamine presenti nelle fette biscottate sono la B1 e la B2 e sono in parte ridotte dal processo di tostatura. È un peccato. Per cui sul mercato si trovano anche fette biscottate, come dire, vitaminizzate. Per la sua caratteristica non sono necessari conservanti o altri additivi chimici.